Quasi una rimpatriata istituzionale, di sicuro una festa nella sala figlia di Orio della provincia di Pescara. Strette di mano, sorrisi, anche abbracci. Ci sono un procuratore della Repubblica di Pescara, il presidente del tribunale, il sindaco e il prefetto, sempre di Pescara, ma c'è anche quello di Chieti, l'arcivescovo di Pescara Penne e chiaramente il padrone di casa, il presidente della provincia, e tanti altri ospiti di prestigio, anche in uniforme, per il romanzo scritto e firmato dal prefetto Giuseppe Procaccini dal titolo Vite all'incrocio. Qual è l'ambientazione? L'ambientazione è fondamentalmente l'animo umano, sono due vicende che si incastrano, si incrociano e poi si incastrano, dovute a due sensi di colpa che ciascuno dei due personaggi principali ha e porta dentro in maniera pesante. È il suo primo romanzo? Come romanzo sì. Ho scritto prima, quando ero prefetto, in materia soprattutto sociale, ero redattore della rivista Studi Sociali, poi ho scritto un libro di novelle e adesso questo libro che mi ha dato tante soddisfazioni, che è un romanzo. Edito da? Nema Pressa, che è una casa diciamo di nicchia ma di grande qualità. Le è stato utile il mestiere tra virgolette di prefetto? Sì, come ho detto più di una volta, io in realtà questo libro mi è nato quando agli inizi di carriera ero ancora commissario di pubblica sicurezza, non ero entrato nella carriera prefettizia, e avevo incrociato due personalità, entrambe cariche di un dolore enorme, e da allora l'ho sempre portato dentro. Ma da giovane, giovanissimo diciamo, lei ambiva a fare lo scrittore o preferiva appunto la carriera istituzionale? Ma io a scuola andavo molto bene, sono laureato a 21 anni, però io avevo proprio all'età di 21 anni fondato un giornale, io all'epoca ero a Napoli con i miei genitori, avevo fondato un giornale che è andato avanti per un anno e mezzo, era un mensile, e mi sono divertito tanto in questo giornale a trattare proprio di vicende umane, sociali, come penso faccia ciascun giovane nella vita. Però poi la vita professionale, anche molto pesante, che ho fatto mi ha un po' allontanato, e quando ho potuto ho ripreso. E chiaramente sta pensando al prossimo? Ma me lo chiedono in molti, per la verità. Avrei già pronto un altro libro di novelle, ma non so se lo lascio così come o lo modifico, però lo devo fare per forza, perché siccome è dedicato il primo libro a una nipotina, devo dedicare questo, il secondo, questo romanzo l'ho dedicato a mio figlio e a mia moglie, e il prossimo lo devo dedicare all'altra nipotina, se no farei una disparità di trattamento.